Come sappiamo, nel corso della storia della letteratura italiana, la questione su quale fosse la lingua da utilizzare, cioè quale forma di italiano fosse legittima nelle opere letterarie, è assolutamente importante e cruciale e non ha una risoluzione fino all'epoca contemporanea. Vediamo quindi cosa accade nel Settecento, a partire dal contesto. Allora, il contesto non è molto cambiato in realtà rispetto ai secoli precedenti. In tutta Italia la gente continua a esprimersi normalmente col dialetto. Questo, colti, meno colti, nella vita quotidiana utilizzano il dialetto. Tuttavia, rispetto ai secoli precedenti, il campo d'uso dell'italiano si va allargando. Ci sono, insomma, sempre più persone che per vari motivi devono utilizzare questa lingua. Tant'è vero che Galileo, per esempio, il secolo precedente, ha cominciato addirittura a scrivere di scienza in italiano, cosa assolutamente inaudita nei tempi precedenti. Del resto il latino continua a essere la lingua scientifica. Goldoni comincia a ispirarsi proprio nel Settecento alla lingua italiana che aveva utilizzato nei salotti, una lingua ancora imperfetta, ma gli italiani, i commercianti in particolare, cominciano a girare, a muoversi per le varie regioni d'Italia, hanno bisogno di una lingua franca da utilizzare. E anche se molto, molto lentamente, si stanno diffondendo alfabetizzazione e interesse per la cultura. Insomma, ci sono più libri e anche i primi fogli periodici, ad esempio il caffè. Giornali che rispetto a quelli di oggi hanno ancora una tiratura limitatissima. Caffè, importantissimo dal punto di vista letterario, tira un migliaio di copie, anzi anche meno. Oggi i grandi quotidiani sono decine e decine di migliaia. Quindi, però, si diffonde un ceto medio di medici, commercianti, amministratori statali che cominciano a dover utilizzare l'italiano, che del resto viene utilizzato nelle condizioni ufficiali, no? Nelle occasioni ufficiali, salvo che nel Veneto. Al contempo si sta diffondendo, qui il motivo per cui ho messo questa immagine del sole, la cultura illuministica. La cultura illuministica è attenta agli stimoli stranieri, quindi c'è un aspetto di cosmopolitismo e quindi cerca di superare i confini. Questo è importante perché le parole straniere cominciano ad essere accettate, almeno da alcuni. E inoltre è una cultura molto più pragmatica di quella precedente. Forse qualcuno ricorda l'ironia di Manzoni su Don Ferrante, un dotto coltissimo, ma che non è in grado di rendere concreta, appunto, rendere utile la sua cultura. Invece, gli illuministi vogliono che la cultura serva a qualcosa. E se deve servire a comunicare, se deve servire, deve essere rivolta a tante persone, quindi bisogna comunicare in maniera opportuna. Comunque, dicevamo, l'italiano resta per lo più una lingua scritta oppure usata in occasioni solenni e ufficiali, quindi non nella vita quotidiana. Quindi in qualche modo resta una lingua un po' artefatta, quasi una lingua morta. Il modello, in fondo, è ancora quello possente, è il purismo. Cos'è il purismo? È una corrente di pensiero che allude alla volontà di mantenere la lingua italiana pura. Una lingua pura è un paradosso, no? Però, perché ovviamente ogni lingua è composta da tantissime componenti diverse. Ma puro per i puristi significava una lingua priva di forestierismi, quindi i termini derivanti da lingue straniere, e anche di neologismi, in quanto il modello rimane il toscano del 300 e diciamo l'italiano di alcuni autori che seguirono i modelli di Bembo, ad esempio Ludovico Ariosto. Inoltre, tutti i termini dialettali non toscani, gergali, tecnicismi sono tenuti lontani in quanto non letterari. I campioni di questo purismo sono gli accademici della Crusca, che fino al 1783 continuano a operare e a pubblicare edizioni del loro vocabolario, che è un punto di riferimento. Nel 1783 il Granduca di Toscana scioglierà questa accademia.
Tuttavia alcuni autori continuano ad abbracciare questi principi. Il più noto è Carlo Gozzi, autore di teatro veneziano, che sarà in contrasto con Goldoni, semente più innovativo, mentre altri, come Ludovico Antonio Muratori, un grandissimo intellettuale dell'epoca, propongono un classicismo moderato. Cioè, Muratori dice, chi scrive per farsi intendere, per farsi capire, ecco. E quindi cerca di stemperare un po' il purismo, accettando con molta cautela termini contemporanei. Tuttavia, l'illuminismo ha un approccio completamente diverso. Questo personaggio è Alessandro Verri, uno dei grandi illuministi milanesi. Mentre l'idea qual è? Che la lingua naturalmente si modifica, non è consolidata una volta per tutte. E quindi, anche se la tradizione dovesse essere a riferimento, questa va rinnovata, l'idea dei Cesarotti. Ma alcuni intellettuali hanno una posizione ancora più estrema, stiamo andando gradualmente sempre verso le maggiori richieste di rinnovamento. E in particolare, intorno al Caffè, questo grande giornale milanese, vi è una... come dire, vi è una posizione di rifiuto di tutte quelle che sono le regole del purismo, assolutamente netta. Addirittura un articolo di Alessandro Verri, uno dei personaggi di punta di questo gruppo, si intitola Rinunzie avanti notaio del vocabolario della Crusca, che è una polemica anche molto ironica e divertente di tutti quelli che sono i principi del purismo. Ne ho preso un piccolo estratto, perché insomma un breve estratto perché vale la pena. Dice, cum sit, anche se... poiché gli autori del caffè sono estremamente portati a preferire le idee alle parole, e essendo inimicissimi di ogni laccio ingiusto che imporre si voglia l'onesta libertà dei loro pensieri e della ragion loro, sono venuti in parere di fare nelle forme solenne rinunzia alla pretesa purezza della fatoscana favella, e ciò per le seguenti ragioni. Cioè dicono, a noi interessano, ricordate, illuminismo pragmatico, non interessano tanto le parole quanto le idee, cioè il contenuto, e soprattutto siamo assolutamente nemici di tutte le imposizioni, come anche quelle della toscana favela, cioè della lingua toscana. A noi interessa essere compresi. E portano tutta una serie di motivi. Io ne ho messo qualcuno. Il primo è interessante perché dice: se i grandi autori del passato, Petrarca, Dante, Boccaccio e così via, hanno potuto inventare parole, Dante per esempio era pieno di neologismi da lui inventati, ecco perché noi non possiamo farlo. Anche noi abbiamo, lo dice nel pezzo che ho tagliato, due gambe, due braccia, una testa, esattamente come loro. Siamo uomini anche loro. È assurdo pensare che loro avessero libertà e noi no. E terzo punto, nessuna legge ci obbliga a venerare gli oracoli della Crusca e a scrivere, a parlare soltanto con quelle parole che stimò bene di racchiudere. Cioè, perché chi ha dato l'autorità alla Crusca, dice, di stabilire ciò che è giusto e sbagliato nella lingua? Noi vogliamo fare quello che ci pare. E soprattutto, dice, punto 4, se italianizzando le parole francesi, tedesche, inglesi, turche, greche, arabe, sclavone, noi potremmo rendere meglio le nostre idee, non ci asterremo dal farlo per timore dell'accato, del crescimbenio, del vilano e tant'altri. Sono degli autori del purismo. Quindi dice, se vogliamo, ci servono dei forestierismi, se delle parole straniere ci permettono di farci capire meglio che le parole italiane, tanto meglio, noi le useremo. E poi qui c'è un aspetto ironico molto divertente che ho voluto citare. Dice, se il mondo fosse sempre stato regalato dai grammatici, ecco, tutte le innovazioni sarebbero state vietate, perché i grammatici guardano al passato e non al futuro. E a proposito della carrozza, dice, se le cognizioni umane dovessero stare ai limiti strettissimi che gli assegnano i grammatici, cioè i linguisti, ecco, sapremmo che la carrozza si scrive con due R, ma andremo tuttora a piedi. Paradosso divertente, no? Se sì, avremmo questa conoscenza teorica della corretta ortografia, ma cosa servirebbe? Se avessimo sempre guardato al passato, non al futuro, nessuno avrebbe mai inventato la carrozza. Quindi l'attacco ironico è molto forte. Poi va avanti e dice sostanzialmente che noi non ce ne sappiamo cosa faccia di queste idee. In effetti lui parla, il Verri parla di lingue, di parole turche, slavone, eccetera, ma nella realtà dei fatti la lingua più importante per i ceti colti era
il francese. Del resto gli italiani guardavano con grande interesse, i ceti colti italiani guardavano con grande interesse a quello che accadeva oltre Alpe. L'illuminismo francese era un punto di riferimento per tutti. E difatti in questo periodo entrano in italiano diversi francesismi. In realtà dire in questo periodo è improprio, anche se in questo periodo entrano in massa i francesismi, in realtà i gallicismi sono il gruppo di termini di origine straniera più ampio nell'italiano di oggi, anche più degli anglicismi, cioè dei termini inglesi, solo che i termini inglesi li riconosciamo meglio perché tendiamo a pronunciarli ancora oggi in forma inglese, mentre i gallicismi sono spesso mascherati perché hanno assunto la forma dell'italiano. Sono insomma dei prestiti assimilati. Perché qui ho scritto francesismi e qui gallicismi? Gallicismi in realtà è un sopragruppo, i gallicismi sono tutti i termini che vengono dalla Francia attuale, ma sia dal francese propriamente detto, la vecchia lingua d'Oïl del nord, sia dal provenzale, quindi la lingua doc. Comunque sono il gruppo straniero più importante e qui ne ho citati alcuni di quelli che entrano nel Settecento. La Francia cos'è? Il luogo della moda. Moda è un termine francese, come tanti altri rami dell'abbigliamento, come il parrucchiere, la stoffa, la cravatta, oppure l'arredamento. Alcuni si vede meglio. Il comò, il sofà, questo accento sulla finale suggerisce l'origine francese, ma anche la persiana, ad esempio. Poi ci sono termini di politica e economia, il gabinetto inteso come ufficio del politico, l'azione intesa come partecipazione a una società per azione, quindi a una partecipazione economica, il termine patriota che ha molta importanza nel Settecento e ancora di più ne avrà nell'Ottocento. Soprattutto la filosofia è piena di parole di origine francese: deismo, empirismo, fanatismo, libertinaggio, pregiudizio, saggio, pamphlet, e qui è evidente in pamphlet, progresso, tolleranza è un termine chiave dell'illuminismo, no? E ci viene anche il termine, e anche l'ambito bellico, ad esempio baionetta, corazzieri. L'esempio potrebbe essere lunghissimo, però volevo darvi insomma un saggio di quante siano le parole di origine francese che entrano in questo periodo. Comincia inoltre ad avere un certo rilievo il lessico scientifico, e nel Settecento diventa quasi una moda cominciare ad avere un po' di cultura scientifica, proprio perché mentre negli secoli precedenti la cultura per eccellenza era quella umanistica, quella scientifica era vista con un po' di sospetto, nel periodo illuministico viene invece fortemente valorizzata e tutti in qualche modo cercano di masticare, tutti i colti cercano di masticare, anche se magari in maniera un po' grossolana, nozioni di scienza, e quando conosciamo un argomento tendiamo a usarne anche i termini, anche questo accade. Il dialetto viene anche usato in ambito letterario. Goldoni per esempio scrive alcune delle sue opere più interessanti in dialetto. Un aspetto interessante con cui concludiamo questo percorso è il fatto che cambiano le esigenze comunicative. Dicevamo all'inizio, il pubblico si fa più ampio, ma che si faccia più ampio il pubblico vuole anche dire che i lettori non sono più soltanto dotti. Ci sono i giornali, per esempio, che devono essere quindi rivolgersi a un pubblico più ampio. Se il pubblico è più ampio, deve semplificare l'italiano. E questo non accade solo a livello di lessico, ma anche a livello di sintassi. La sintassi, insomma, quindi le frasi sono più semplici, ecco, frasi più brevi, con più coordinate, e mentre l'italiano letterario alto era fin dal Boccaccio in poi complesso, composto da periodi lunghi, ciceroniani potremmo dire, molto articolati, adesso la lingua diventa via via più semplice e quindi accessibile a gruppi crescenti di popolazione. Sono tendenze queste che in parte continueranno nell'Ottocento. Del resto la questione della lingua non si può tagliare per secoli come facciamo noi, ma è un continuum.